Buongiorno a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene. Io sono Paolo e vi do il benvenuto in questo mio nuovo fantastico video. Un video nella fattispecie unboxing in cui andremo a vedere uno strumento molto interessante per fare delle registrazioni video ad un prezzo molto accessibile. Quindi, se l'idea vi interessa, vi piace, continuate a vedere questo video. Eccoci qui, allora abbiamo questi due pacchetti da unboxare, questo dove abbiamo, vabbè, una scheda SD per far funzionare la macchinetta e qui dentro invece abbiamo invece la nostra proprio la macchinetta vera e propria. Quindi io direi con il nostro bellissimo coltellino andiamo subito ad aprire la confezione. Impeccabile come sempre. Ok, momento di tensione. Ed eccola, eccola qui. Allora, non è celofanata. Comunque, si tratta di una action camera della Victura, o come si pronuncia, insomma. La Victura, il modello AC940, l'ultimo in pratica disponibile sul mercato. Una action camera che ci consente di registrare in 4K nativi, non quel 4K insomma interpolato digitalmente, ma comunque lo andremo meglio a vedere più avanti in Ultra HD. Allora mi stupisce un attimo che non è in celofanato il tutto, però vabbè, fa niente, andiamo ad aprire, dovrebbe essere tutto comunque in ordine. Allora abbiamo dentro il manolino Victura. Lo andremo poi, anzi, lo andrò poi a leggere più avanti. Ed eccola, ragazzi, guardate qui, la troviamo dentro la sua custodietta protettiva, che adesso devo un attimo capire come cacciare fuori. Ah, ok. Questo qui è praticamente il suo cappuccio, si apre in questa maniera e lui in un qualche modo. Ok, fatto, c'era solo da applicare un pochino di olio di gomito. Quindi questa è la sua custodia per renderla impermeabile. Lei comunque, da quello che ho visto, è già impermeabile di suo. Abbiamo 5 metri di waterproof, ovvero resistenza all'acqua. Quindi andiamo un attimino a vedere anche le sue altre caratteristiche. Abbiamo 4K 60 fps, la registrazione massima, appunto resistenza all'acqua fino a 5 metri di profondità, un touchscreen da 2 pollici in risoluzione HD, fotografie 20 megapixel, con la sua custodia invece arriviamo a 40 metri di waterproof ed è controllabile via wifi. Ok, andiamo a spulciare tutto il resto della confezione. Comunque sembra veramente che qualcuno ci ha già messo dentro le mani, non saprei, vabbè. Però c'è tutto, quindi insomma. E qui dentro dovremmo avere un po' di suoi accessori. Quindi. Ok, abbiamo due batterie, quindi ottimo, un cavetto USB-C USB, un altro attacco che non so cosa sia. Questo dovrebbe essere l'attacco per la bicicletta, che è una cosa che voglio provare assolutamente, quindi lo vedrete di sicuro prossimamente. Ok, questo è il suo telecomandino per poterlo comandare via USB. E ragazzi, queste cose devo capire anch'io un attimo a cosa servono, insomma. Andiamo ad aprire anche questo pacchettino che, come vi ho già spoilerato, trattasi di una micro SD. Eccola qui. Allora, SanDisk Extreme Plus da 128 giga a 2, quindi ideale per il 4K. Comunque, andiamo a vedere un attimo la nostra bellissima telecamerina. Allora, a livello costruttivo, io ragazzi in questo video vi darò semplicemente le mie impressioni, poi io questa action camera la voglio prima testare bene, prima di fare una recensione, voglio fare delle prove, voglio insomma capire bene tutte le sue funzioni, di modo tale da darvi il maggior numero di informazioni possibili nel caso foste interessati all'acquisto di una action camera economica, da non spendere diciamo 500 euro sulle GoPro o non so, su una Insta 360 per dire.
Comunque una action camera che ci dia una qualità video, diciamo, non di sicuro a livello delle action camere più blasonate, appunto come la GoPro, ma comunque che ci può togliere delle soddisfazioni, spendendo una cifra molto inferiore rispetto alle action camere più famose. Ci sono le sue pellicole protettive che adesso noi andremo a togliere. Ed eccoci qui. Allora, come stavo dicendo, qualità costruttiva sembra molto buona. Il frame di questa macchinetta sembra, no, è plastica. Io direi che è plastica. Quindi sicuro è, però è una plastica, diciamo, molto buona, non ti dà l'impressione. E comunque la caratteristica prima che mi salta all'occhio è che è molto compatta, ma molto compatta. Saranno, allora, fate 4 centimetri per all'incirca 6 centimetri, profondità siamo sui 2 centimetri e mezzo, contando anche il sensore arriviamo a 3 centimetri abbondanti. Qui, come si può vedere, c'è il suo tastino di accensione e poi abbiamo questo che sarà, penso, il tastino col cerchio per registrare e questo tasto con su una M che non ho benché minima idea di cosa sia. Questo è lo sportello, credo, per inserire le batterie. Qui abbiamo l'attacco per i suoi accessori e che dire, appunto, la qualità costruttiva sembra molto buona e che dire, è molto compatta, non è pesante, non è assolutamente pesante, molto compatta, molto piccola. Mi pare che le GoPro a confronto siano molto più grandi. Oddio, io non ho mai visto una GoPro in vita mia, quindi non saprei neanche giudicare, però mi piace molto, sembra molto razionale, ecco, mettiamola così. Allora, qui abbiamo il suo microfono esterno, non mi pare ci sia la possibilità di attaccare un microfono esterno, ma c'è solamente il suo microfono, forse è l'unica pecca, ma comunque andremo a vedere anche la qualità. E questo qui è appunto lo sportellino per le batterie. Quindi ragazzi, io adesso ricarico le batterie e direi vi faccio vedere qualche test in campo per poter verificare effettivamente la qualità. Tra l'altro tenete presente che questa è la qualità del mio cellulare, un cellulare da 200 euro. Vediamo come se la cava una action camera da 100 euro circa. Ok ragazzi, qui siamo nella solita location campagnola. Questa è l'immagine così come la riprende l'action camera, la Victure, e l'audio è quello del microfono interno della fotocamera. Ho anche attivato la funzione AIS, che è praticamente la stabilizzazione digitale dell'immagine, così che non viene un'immagine tutta traballante, ma con questa funzione dovrebbe venire appunto un'immagine tutta stabilizzata, senza vibrazioni, e in sostanza è così che riprende questa action camera. Allora, io ho settato la risoluzione a 1080p a 30 fps, che è la risoluzione che uso nei miei video. Non so se magari più avanti farò anche dei test in 4K a 30 fps, così giusto per testare la qualità. Così lavora la stabilizzazione digitale dell'immagine. Ogni tanto sto notando che l'immagine sul display touch praticamente non rimane sempre accesa, ma credo che per il risparmio energetico l'immagine svanisce. Però comunque basta premere col dito sullo schermo per far sì che ti ricompare l'immagine e tu sai cosa stai inquadrando oppure no. Dunque, c'è anche un minimo di vento e io ho visto che c'è una funzione per eliminare già il rumore di fondo del vento e adesso provo ad attivarla. Ok, ho anche attivato la funzione che consente di ridurre il rumore del vento, quindi faremo anche il confronto. Stupidamente poi non ho pensato di comprarmi un gimbal, comunque un attacco per tenere comodamente questa action camera, ma di sicuro sarà la prima cosa che comprerò. Difatti adesso la sto tenendo con le mani. Non è una grandissima cosa perché comunque è abbastanza scomoda da tenere in mano, perché comunque è molto compatta ed è una cosa che però mi piace molto.
facciamo questa piccola deviazione. Vi faccio vedere ancora un pochino, così vi potete fare comunque una buona idea di quella che è la qualità video, così magari la potete anche comparare con una qualità ovvio del telefono. Io comunque registro col mio telefono, finora ho sempre registrato col mio telefono il Redmi Note 9S, che è comunque un cellulare di una fascia di mercato sulle 200 euro, con un sensore da 48 megapixel. Questa macchinetta ha un sensore da 20 megapixel, e comunque vedremo insomma come registra, se registra con una buona qualità oppure era meglio continuare col cellulare. Eccoci qui ragazzi, siamo tornati nel nostro studio, è passata una giornata, io mi sono anche sbarbato come di consueto la domenica, ho rivisto le immagini che ho girato ieri pomeriggio in campagna e tiriamo un po' le conclusioni sulle mie impressioni. Ok, allora prima di cominciare volevo mostrarvi questo bigliettino che non avevo notato all'inizio, in cui ci dicono praticamente che ci lasciano in dono uno fra questi tre regali, ovvero un floating hand grip, un selfie stick oppure una micro SD. Come riceverli è semplicissimo: andiamo a lasciare la nostra recensione sul sito di Amazon e poi mandiamo a questa mail il numero di ordine e praticamente il link della nostra recensione, e loro ci inviano uno fra questi tre oggetti, quindi tanta roba. Ma a parte questo, riprendiamo in mano la nostra Vixxur, la nostra action camera, che io ho riposto nel suo alloggio antipolvere, la sua custodia protettiva antipolvere e antiacqua. Con questa lei diventa waterproof fino a 40 metri, senza, è comunque waterproof ma solo fino a 5 metri. Vi mostro bene come si smonta. Prima ho fatto un po' di difficoltà perché era ancora incastonata dentro. Allora, la prima apertura, come dire, è un po' difficoltosa, poi diventa molto più facilitata l'operazione. Comunque la togliamo dalla sua custodia. Mi sono accorto comunque che ho detto due enormi stupidate. Allora, la prima è che vi ho detto che qui c'era l'alloggio per la micro SD. Non è assolutamente vero, perché una volta che noi andiamo ad aprire in questa maniera, noi vediamo che c'è l'attacco per la USB di tipo C e per la micro HDMI, ma non c'è l'ingresso per la schedina micro SD. La schedina micro SD la andiamo praticamente a inserire dove c'è il vano della batteria. Quindi andiamo ad aprirlo in questa maniera. Qui ci ha lasciato dentro la sua batteria, vedete, sì. Estrae in questa maniera e dentro ci inseriamo la nostra schedina, la schedina micro SD. Noi la estraiamo in questa maniera, è molto semplice, a parte il fatto che sono un po' handicappato e ci metto 20 anni. Ok, questa è la nostra schedina, la SanDisk, che io ho fatto vedere ieri nell'unboxing, cioè ieri, in questo stesso video, però la giornata era quella di ieri. L'andiamo a riporre dentro, rimettiamo dentro la sua batteria nel senso giusto, avendo l'accortezza di inserirla nel senso giusto, li chiudiamo e praticamente abbiamo finito. Quindi la prima grande stupidata è stata questa. La seconda, andiamo adesso ad accendere. Ok, vi faccio vedere così anche il menu. La seconda che vi ho fatto vedere riguarda questo. Qui ci sono i dati della nostra micro SD. Allora, 4 ore e 36. Vuol dire che registrando in 4K per 30 fps ci stanno dentro in totale, in base allo spazio che abbiamo, 4 ore e 36 di registrazione. Non è la durata della batteria che possiamo registrare fino a 4 ore e 36 minuti, perché la durata della batteria ce la dà qui la batteria. Dopo un tot ovviamente si scarica, ma noi ne abbiamo due a disposizione, quindi insomma abbiamo un po' di tempo. Devo anche vedere quanto dura la batteria, quindi però, come vi ho già detto, quello ve lo mostrerò in un video test più specifico. Come vedete da questo simbolino, è attiva la funzione AES, ovvero la stabilizzazione elettronica dell'immagine, quindi se stiamo camminando, stiamo correndo o stiamo andando in bicicletta, la telecamera riprende in maniera molto stabile. Come vedete, poi dopo un po' l'action camera va in standby, noi andiamo a pigiare, andiamo a sbloccare e possiamo riprendere. Possiamo avere ancora la visuale
di quello che stiamo riprendendo. Dunque, per quanto riguarda invece le immagini che ho visto ieri, qualità visiva comunque mi pare buona, ovvero non mi aspettavo chissà che qualità, ma di sicuro almeno mi aspettavo una qualità che fosse perlomeno simile o leggermente superiore a quella del cellulare. Ovvio, magari io avevo delle aspettative molto più alte, comunque mi posso ritenere soddisfatto. Vorrei rifare questo test, un video test a parte in cui riprendo in 4K, così se avete dei monitor in risoluzione 4K potete anche notare se c'è qualche miglioria, qualche differenza. Ribadisco comunque le mie buone impressioni sulla qualità costruttiva di questa action camera, che mi piace molto, anche esteticamente è molto bella e anche al tatto ti dà proprio l'idea comunque di una action camera costruita bene con dei buoni materiali. Quindi ragazzi, io mi prendo un po' di tempo per imparare a usare bene questa action camera di modo da fare una video recensione che sia il più completo possibile. Fatemi comunque sapere nei commenti cosa ne pensate, se comunque può essere una valida alternativa alla GoPro. Se questo video comunque ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un pollice in su, mi farebbe molto piacere, oppure mettimi un pollice in giù, però per piacere scrivimi sui commenti cosa non ti è piaciuto di questo video. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto, fate i bravi e alla prossima. Ciao a tutti.